Ciao, Cap. Salve, Tony, benvenuto. Sì, la roba di classe, Tutta sita. La finizia. Vedo che Epstein è arrivato in tempo. Già, ma si allunga quello con l'habeas corpus. Siediti. Grazie. Ha detto che è meglio che resti al coperto e che ti... Ehi, roba di classe anche quella, eh? Ehi, Poppy, ti presento Tony Camonte. Salve. Com'è andata alla polizia? Oh, hanno masticato amaro. Cosa dicono i giornali? Ti ho portato il news. C'è tutta la prima pagina con una tua fotografia. E la mia anche. Ah, sì? Hai fatto la reclame dei rasoi? Ah, per questo. È una vecchia storia. Ma vedrai che ti ci abitui. È un ricordo di guerra. Già, la guerra con una bionda in un bar di Brooklyn. Spiritoso. È un lavoro di pazienza quello, eh? Hai un ufficio per queste faccende, Johnny. Perché non lo usi? Questi sono per te. Un premio. Grazie. Ci volevano proprio. Te li sei meritati, Tony. Ed ora in poi ne avrai a mucchi. Ormai sei nel giro grande. Tu pensa a fare quello che ti dico io. Fila dritto e vedrai che presto ti scoppieranno le tasche. Capito? Certo che ho capito. Da adesso avrai una percentuale sul lavoro. Una percentuale coi fiocchi. La zona sud è una miniera d'oro. Dove metti le mani è una pacchia. E che ne diresti di incastrare anche O'Hara? No, vacci piano. O'Hara è un boccone troppo grosso per noi. Ma anche la zona nord è una miniera d'oro, eh? Ascolta bene, sono io quello che decide. Ci occuperemo di O'Hara quando sarà il momento giusto. Ho detto di lasciar perdere la zona nord e se lo dico io è così, chiaro? Cerca di non dimenticarlo. Il capo sei tu. Così va meglio. E ho deciso che da oggi, dopo di me, sei tu che comandi. Solo noi due. Questo è un discorso che mi piace. Sì. Offro un sigaro. Avremo un sacco di lavoro, vedrai. Lui aveva cominciato ad andar piano. E mo si è fermato del tutto. Già, è meglio che fumi uno dei miei. Roba di classe, eh? Chissà quanto costa. Vorrei che non fumaste il sigaro qui dentro, per favore. È meglio rimandare di un paio di giorni la riunione. A dopo i funerali di Louis, che ne dici? Certo, beh, non starebbe bene. Fa mandare dei fiori per me. Mandagli una bella croce di garofani bianchi. Sì, e io gli manderò una corona di rose rosse. E gli piacevano tanto, povero figlio. E allora perché non vai a ordinarle subito? Rimandiamo tutto a lunedì. Dì ai ragazzi ai quali interessa la zona sud di non mancare. Tratteremo solamente birra. Siamo intesi? Allora, addio Poppy. A presto. Quella lì non vede che me. Ma è sempre così indaffarata. Chissà quanto costa, eh? Ciao, capo. Salve, Tony. Benvenuto. Ehi, roba di classe, Tutta seta. Una finezza. Vedo che Epstein è arrivato in tempo, eh? Già, la s'allunga quello con l'habeas corpus. Siediti. Grazie. Ha detto che è meglio che resti al coperto e che... Ehi, roba di classe anche quella, eh? Poppy, ti presento Tony Camonte. Salve. Com'è andata la polizia? L'hanno masticata male. Cosa dicono i giornali? Ti ho portato il news.
C'è tutta la prima pagina con una tua fotografia. E la mia anche. Ah, sì? Hai fatto la reclame dei rasoi? Eh? Ah, è per questo. È una vecchia storia. Ma vedrai che ti ci abitui. È un ricordo di guerra. Già, la guerra con una bionda in un bar di Brooklyn. Spiritoso. È un lavoro di pazienza quello, eh? Hai un ufficio per queste faccende, Johnny. Perché non lo usi? Questi sono per te un premio. Grazie, ci volevano proprio. Te li sei meritati, Tony. E d'ora in poi ne avrai a mucchi. Ormai sei nel giro grande. Tu pensa a fare quello che ti dico io. Fila dritto e vedrai che presto ti scoppieranno le tasche, capito? Certo che ho capito. Da adesso avrai una percentuale sul lavoro, una percentuale coi fiocchi. La zona sud è una miniera d'oro. Dove metti le mani è una pacchia. Che ne diresti di incontrare anche O'Hara? No, vacci piano. O'Hara è un boccone troppo grosso per noi. Beh, ma anche la zona nord è una miniera d'oro. Ascolta bene, sono io quello che decide. Ci occuperemo di O'Hara quando sarà il momento giusto. Ho detto di lasciar perdere la zona nord e se lo dico io è così, chiaro? Cerca di non dimenticarlo. Il capo sei tu. Così va meglio. E ho deciso che da oggi dopo di me sei tu che comandi. Solo noi due. Questo è un discorso che mi piace. Tieni, ti offro un sigaro. Avremo un sacco di lavoro, vedrai. Lui aveva cominciato ad andar piano. Sì, e mo si è fermato del tutto. Già, è meglio che fumi uno dei miei. Roba di classe. Chissà quanto costa. Vorrei che non fumaste il sigaro qui dentro, per favore. È meglio rimandare di un paio di giorni la riunione, a dopo i funerali di lui, che ne dici? Ah, certo, certo. Non starebbe bene. Fa mandare dei fiori per me. Mandagli una bella croce di garofani bianchi. Sì, e io gli manderò una corona di rose rosse. Gli piacevano tanto, povero figlio. E allora perché non vai a ordinarle subito? Rimandiamo tutto a lunedì. Dì ai ragazzi ai quali interessa la zona sud di non mancare. Tratteremo solamente birra, siamo intesi? Allora, addio, Poppy. A presto. Quella lì non vede che me. Ma è sempre così indaffarato. Chissà quanto costa, eh?